S5 molto, molto. Poi lo scavo invece iniziale, lo scavo per la sezione della galleria tradizionale. Sì, questo è normale, semplice scavo in avanzamento. Forzito davanti. La galleria, diciamo, è sempre una delle cose più interessanti. Io abbiamo avuto la fortuna di averne, anche se non di lunghissime dimensioni, alla fine sono circa 600 metri considerando anche le artificiali. Sono però abbiamo avuto una galleria ex nova e una in ampliamento. Sulla terza canna, che è l'attuale, che è in carreggiata nord, poi nascerà la bretella di Senigallia, che è sempre un'opera in appalto, inizia qui dalla statale 16, bypassa Senigallia e arriva allo svincolo di Senigallia. Vai passando al centro cittadino. Comunque è il Stato dell'Italia, no? Sì. Il Stato per l'appalto. Sì, per l'appalto assegnato nel 2010. Sì. Inizio lavori nel 2011. Stesso 2010, sì. Vai fine nel 2011. Dovrebbe venire a Mangoni, dovrebbe prevista il 31 dicembre del 2011. Anche per le centine abbiamo studiato un qualcosa di particolare rispetto a quello che era il progetto seguito, la prima fase di centine. Sì. Sì. Allora, posto di scavo, allora, attenzione, le centine, abbiamo adoperato, diciamo, alcuni centine che sono, tra virgolette, quindi prefabbricate, preassemblate. Nel senso che arrivano direttamente in modo da poterle posizionare direttamente con alcune cerniere, vengono chiuse, trasportate al fronte, poi aperte. Per l'altra galleria usiamo invece quelle tradizionali, molto più scomode, che vanno assemblate.